Sono Ruggero Fabbri, sono il segretario della cellula Coscioni di Pesaro Urbino. Di che cosa si occupa l'associazione? Allora, l'associazione Luca Coscioni è un'associazione di promozione sociale no profit che si occupa di varie questioni legate al sociale e al sanitario. Per la libertà di ricerca scientifica, per la libertà di concepimento, per la libertà delle persone disabili, per la libertà di cura. E ultimamente, in questi ultimi giorni, abbiamo posto a livello nazionale la questione del testamento biologico in Italia. E ci può spiegare che cos'è il testamento biologico? Ma il testamento biologico è una disposizione anticipata di trattamento che ogni persona può, se vuole, quindi non è obbligatorio, rilasciare all'autorità socio-sanitaria dove appunto dispone di quelli che dovranno essere dei trattamenti sanitari nel caso in cui questa stessa persona può avere avesse problemi che non riesce più a comunicare, che ha avuto un incidente, ha avuto una malattia grave per cui non riesce più a interloquire con i medici, quindi questa dichiarazione anticipata di trattamento dovrebbe valere come diciamo testamento, ecco perché viene chiamato testamento biologico. E in Italia è contemplato il testamento biologico? In Dal Italia, punto di vista legislativo? a livello legislativo, sono anni che dovrebbe essere discussa in Parlamento una legge sul fine vita, il testamento biologico, ma ancora non ce l'abbiamo fatta. Invece, diciamo che tutta la questione è partita un po' dal basso, ovvero da numerosi comuni italiani, tra i quali anche Pesaro, Senigallia per rimanere nelle Marche, Ancona e tanti altri comuni italiani dove il comune stesso, attraverso delibera del Consiglio Comunale, si deliberava appunto che chiunque poteva, può fare una disposizione anticipata di trattamento. Quindi dal basso si sta cercando di fare in modo che ci sia una legge a livello nazionale che chiaramente dia un respiro, una sicurezza che poi tutte queste pratiche che vengono portate avanti dai vari comuni siano proprio, diventino legge e diventino una routine, come dire. A livello provinciale, com'è la situazione? Il testamento biologico nella nostra provincia è in questa situazione. Abbiamo la città di Urbino che non ha nessuna intenzione per ora di fare una delibera e provvedere a questo sportello. La città di Fano che nel 2010 dove il Consiglio Comunale aveva deciso di avere uno sportello per il testamento biologico, quindi l'aveva votata, era passata, ma poi la Giunta nel corso degli anni non è mai stata in grado di rendere operativa questa decisione in Consiglio Comunale, quindi per ora è tutto fermo. Per quello che riguarda Pesaro, una buona notizia, il Consiglio Comunale di Pesaro ha votato a larga maggioranza la possibilità di avere uno sportello per il testamento biologico nella nostra città, a Pesaro, e l'assessore Della Dora sta seguendo a livello, diciamo, organizzativo questo servizio e c'è già stato un incontro con l'associazione dei notai che si sono detti disponibili a dare un servizio gratuito a chi vuole appunto dare queste disposizioni anticipate di trattamento. E qual è il vostro appello? Ma il nostro appello in questo momento, siccome è iniziata una discussione alla Camera dei Deputati con pochissimi deputati il 13 marzo, però questa discussione è stata poi rinviata all'8 aprile, sembra, e noi speriamo per l'8 aprile che ci sia una discussione franca, che sia una discussione seria. E noi vogliamo coinvolgere i medici, per esempio gli avvocati, i medici, perché
per cercare di fargli firmare questa carta dei medici per il testamento biologico, che è già stata sottoscritta da circa un anno da tantissimi medici, dove si ribadisce che la nutrizione artificiale e l'idratazione vengono considerati trattamenti sanitari rifiutabili, e che poi queste disposizioni DAT, perché vengono dette DAT, disposizioni anticipate di trattamento, siano poi non possono essere diciamo riviste dall'autorità sanitaria, cioè devono essere vincolanti. Se la legge verrà discussa e rimarranno, come speriamo, queste due caratteristiche che ci sono già in discussione e non vengono tolte, vorrà dire che avremo finalmente una legge, e chi lo vorrà potrà fare un testamento biologico, una disposizione anticipata di trattamento senza problemi, e quindi che vengano rispettate le proprie volontà. E i cittadini cosa possono fare in questo momento? Beh, i cittadini possono sostenere intanto la nostra associazione aderendo. Noi operiamo nella provincia di Pesaro Urbino, e aderire alla nostra associazione, firmare appelli sul sito dell'associazione lucacoscioni.it. E probabilmente vorremmo organizzare un'iniziativa l'8 aprile e nei giorni successivi, finché non verrà discussa e approvata questa legge, che ormai sono 10 anni che va sempre in discussione, ma non si arriva mai a un buon punto, insomma.